Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Trento Dignità in fase Covid, proprio per garantire la proroga dei contratti a tempo determinato. Cioè, se passa il messaggio... Quello che è successo in fase Covid era un'emergenza. Si è intervenuti perché rimanevano a casa tutti i contratti. Poi dopo l'Italia ha bisogno di... Era necessario intervenire. Però se passa il concetto che la tipologia di lavoro predominante è quella a tempo determinato con contratti di 30 giorni, credo che non sia questo che possa essere l'obiettivo di uno Stato civile. E questo era prima del decreto dignità, che ha portato invece a un numero di contratti a tempo determinato. Posso anche mettere in conto le vostre buone intenzioni, che non ho, che non condivido appieno. Io però le vostre buone intenzioni le ho viste anche col reddito di cittadinanza, che non ha prodotto nuovi posti di lavoro. Cioè, ma non aveva mai come obiettivo quello di produrre posti giusta, di lavoro, però Marco, partite dai, per da un'idea giusta, poi vi fate trascinare sempre da questioni ideologiche. Ma non puoi dire che qualcuno ha mai sostenuto che il reddito di cittadinanza doveva creare lavoro. Mai detto che crea lavoro. Se c'è usato il collegamento, che sennò parla da solo e non mi sembra il caso. Prego, chiedo, dicevo a Patuanelli che con le loro bandiere... bandiere ideologiche hanno prodotto, nel caso del decreto dignità per esempio, un'assoluta facilitazione all'espulsione, anche talvolta involontaria, da parte dell'imprenditore, del lavoratore, così come a livello del reddito di cittadinanza hanno prodotto un aumento, invece che dell'occupazione, un aumento del lavoro nero, un aumento dell'instabilità, un aumento della difficoltà, anche una serie di opportunità di lavoro a basso reddito, spesso in nero, che prima, non è che non dico che non c'era, ma era molto più ridotto. Quindi io credo che per farsi guidare da battaglie ideologiche hanno creato uno scompenso che già era stato agevolato dalla sinistra con tutte quelle norme che ricordavo a partire dal decreto. Allora, del scusate, 3, prima della pubblicità fatemi sentire anche Pedullà e poi tanto abbiamo ancora tempo. Prego, Pedullà.